Ciao a tutti, sono Alfonso Di Stasio di farmaciavirtuale.it. Oggi andremo a vedere come poter sfruttare una funzione nascosta di questo gestionale del Copernico Winges FAR per capire se i grossisti ci stanno dando un prezzo al costo uguale a quello pattuito in fase di contrattazione e soprattutto andremo a capire quale sarà il mix di sconto che il grossista gira al farmacista. Come funziona? In altre parole, esistono due tipi di sconto. Allora, esiste lo sconto sulla fascia A che normalmente il grossista fa, lo sconto sulla fascia C, quindi SOP successivamente, quindi SOP OTC e lo sconto sui parafarmaci. Allora, il grossista che fa? Per potersi accaparrare il cliente, di solito dà una migliore condizione su fascia A e fascia C, quindi a volte si arriva anche al 30 e 35, quello attualmente, che attualmente consente la legge. Però poi che fa? Si riprende quello che ti dà sulla fascia A e sulla fascia C, andandola a decurtare dai prodotti cosiddetti parafarmaci, e quindi praticamente sai, si sta punto e da capo. Il farmacista, chiaramente, vedendo che sulla fascia A, sulla fascia A il 30 e 35, lo dice: ah, che bravo, questo grossista sta rispettando le condizioni, ma in realtà non le sta rispettando. Quindi oggi andremo a vedere, ripeto, questa funzione che ci consentirà di capire come poter stanare il grossista furbetto. Sfruttare questa funzione andremo nella funzione appunto riepiloghi ordini bolle di Copernico Winges FAR, a cui praticamente abbiamo oscurato questi spazi dove di solito sono visualizzati i loghi dei vari concessionari proprio per una questione di correttezza e per essere super partes. Quindi riepilogo ordini bolle e prenderemo un grossista di riferimento. In questo caso prenderemo il grossista U. Allora, questa praticamente è la sezione degli ordini in attesa di carico, ma è questo parte dove noi andremo ad analizzare tutti i dati del grossista, cioè un dato alla fonte, cioè un dato che aggiornato che ci manda il grossista ogni giorno quando noi andremo a scaricare appunto la bolla elettronica e che quindi sarà un costo reale rispetto a quello visualizzato in fattura. Allora, in questo quadrato praticamente abbiamo il riepilogo di quest'ordine qua, il riepilogo di quest'ordine, e abbiamo anche il ricarico dei prodotti che stiamo per acquistare. Quindi già si nota a primo impatto che la prima colonna mostrerà un ricarico del 43,54%, la seconda colonna un ricarico del 37,37%. Quindi la prima colonna è quella dei farmaci di fascia C, la seconda colonna è quella dei parafarmaci galenici e omeopatici. Già in questo caso ci possiamo rendere conto che su quest'ordine qua il grossista ci sta dando una migliore condizione sulla fascia A e la fascia C, ma una condizione diversa sui parafarmaci omeopatici e galenici. Il mix di questi due sconti praticamente ma qui viene calcolato il ricarico. Ora vi farò vedere anche come poter tirare via, estrapolare lo sconto reale, perché il farmacista è ancora abituato a ragionare con lo sconto, è il 42,29%, cioè una minore ricarico sui parafarmaci rispetto a quello dei farmaci fa sì che lo sconto totale, il ricarico totale di questi prodotti si va ad abbassare. Quindi riepilogando, abbiamo il 43,54% di ricarico che equivale al 30,22% di sconto sul farmaco e i veterinari, il 37,32% di ricarico che equivale al 27,27% di sconto su parafarmaci galenici e omeopatici e quindi per finire abbiamo nella colonna dei totali
Quindi abbiamo un 42,29% di ricarico che equivale ad uno sconto totale del 29,79%. Quindi questo grossista ci sta. Quindi noi che faremo? Andremo a sfruttare lo stesso ragionamento di questo mix di sconto, non per il singolo ordine, ma per gli ordini totalizzati da un certo periodo a questa parte. Quindi noi andremo in grossista da interrogare. Scegliamo il nostro grossista di riferimento, in questo caso abbiamo scelto U, quindi su questa qui andando a, diciamo spostandoci su visualizzeremo solo le bolle grossista. Le bolle grossista andremo a selezionare i limiti di data, quindi facciamo ad esempio, calcoliamo il primo semestre del 2011. Di solito l'operazione di verifica delle condizioni va effettuata ogni 6 mesi per fare in modo che poi si può correggere o in qualche modo richiamare tra virgolette il grossista. Allora, quindi dopo aver selezionato i limiti di data, quindi abbiamo selezionato visualizza bolle grossista. Grossista da interrogare, abbiamo scelto il grossista U, a cui abbiamo cambiato il nome per ovvie ragioni. Andiamo ad impostare i limiti di data, quindi dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 2011, facciamo applica e clicchiamo sul pulsante sommatoria, totalizzazione. Allora andiamo a totalizzare. E praticamente in questa schermata qui avremo già un primo riepilogo. Avremo un primo riepilogo che però probabilmente è poco comprensibile. Allora noi che faremo? Andremo in statistica dove c'è visualizzato tutto, andremo a modificare in totali. Una volta modificato il totale, praticamente noi avremo il mix di sconto ed eccolo qua. Praticamente noi stiamo lavorando con questo grossista al ricarico del 46,11%. Questo ricarico del 46,11% è costituito da il 45,67 ottenuto con i farmaci, il 47,29 ottenuto con i parafarmaci, ricarico medio del 46,11%. Praticamente 46-11%, che ritornando al nostro schema di prima, quindi prezzi alternativi, percentuale di ricarico, inserendo 46,11%, con questo grossista stiamo lavorando al 31,60% di marginalità. In effetti questo è un valore teorico perché a questo sconto qua dobbiamo detrarre eventuali interessi per dilazionato pagamento. Azionato pagamento, tant'è vero che se noi scegliamo un grossista con il quale non vi sono questi tipi di addebiti finanziari, quindi ad esempio scegliamo quest'altro grossista. Praticamente ci renderemo conto che lui, questo grossista, ci offrirà una condizione migliore sul farmaco, quindi 44,63% di sconto sul farmaco, questo è il ricarico sul farmaco, e il 40,60% sul parafarmaco, per andare a totalizzare un ricarico totale del 44%. Quindi significherà che praticamente questo grossista ci sta fornendo il mix dei prodotti suddiviso tra farmaci che lui ci sta vendendo al 44,63 e quindi al 30,65 che a cui dobbiamo andare a togliere lo 0,60 che è lo sconto AIFA, allo sconto AIFA ed equivale ad un 30 netto. Praticamente, poi a questo 44,63 andremo a sostituire il 40,60 con il quale noi stiamo lavorando col parafarmaco e quindi lavoreremo ad un 28,77% sul parafarmaco che globalmente ci andrà a totalizzare una condizione del 44% che ed equivale al 30,65. Quindi questo grossista rispetto a quello che, cui, con cui abbiamo pattuito,
si sta mantenendo in linea. E quindi questo è un grossista molto affidabile, però ci sono molti grossisti, come per esempio, come ad esempio questo qua. Vi farò vedere che il mix di sconto è spostato rovinosamente verso la truffa, verso il baro, e cioè praticamente lui ci sta fornendo. Allora andiamo sui totali, quindi totali, lui ci sta fornendo praticamente per ogni mese, cioè per tutto questo periodo che noi abbiamo, con cui abbiamo noi lavorato con lui, praticamente ci sta fornendo i farmaci al 44 e 36%, e lui dice: ma guarda un po' che bella condizione gli do, però i parafarmaci ce li sta concedendo al 36 e 49%, che mixati, diciamo, andranno a dare un ricarico del 43 e 04%. Allora andiamo a trasformare questi ricarichi. Ci sono delle opportune tabelle, ma per semplicità noi andremo qui. Allora il 44 e 36% equivale ad un 30 e 65, cioè questo grossista dice: io ti do il 30 e 65 di sconto su fascia A e fascia C, mentre lui i parafarmaci ce li sta vendendo al 26 e 74. Questo 26 e 74 significa dire che lui ci sta vendendo ad un costo maggiore i parafarmaci, sul quale recupera quella maggiore condizione che ci dà sui farmaci, per arrivare ad un totale del 43 0,04. Ciò significa che questo grossista ci sta dando tutta la fornitura al 30 e 22, al quale dovremmo togliere comunque lo sconto AIFA, e quindi si arriverà ad un circa ad un 29 e 50, ad un 29 e 50 rispetto a quello che è stato pattuito. Cioè lui ha detto: io ti lavoro con questa condizione qua, che di solito ora si attesta intorno al 30 al 35, poi dipende dalla dilazione. Poi, quindi io ti do questa condizione qua. Però che ha fatto il grossista? Col proprio gestionale ha detto sì al farmacista: fagli uscire praticamente tutto lo sconto sulla fascia A, però vendigli il parafarmaco al prezzo che diciamo noi. Tanto lui non potrà controllare questo mix di sconto, o comunque non lo farà mai, e quindi noi lo freghiamo in questo modo. Questo è un grossista col quale andare a parlare e dire: guarda, tu o lavoriamo seriamente, oppure io vado a privilegiare chi mi dà una maggiore trasparenza. Mi dà una maggiore trasparenza. Questo ragionamento non lo fanno in tutti, devo essere sincero, lo fanno in pochi, però bisogna fare attenzione, perché uno solo 0,50 dato ad un grossista che ci illude di darci una condizione migliore, ogni 10.000 euro sono 50 euro, e su ogni 50, ipotizzando un 50.000 euro di fatturato al mese, sono 250 euro al mese. Per 12 mesi sono la bellezza di 3.000 euro regalati a questo grossista, quando poi abbiamo un altro miglior grossista a cui spostare il fatturato. E con questo vi saluto, e vi attendo alla prossima occasione.